Ciao a tutti e ci vediamo. Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Siamo all'indomani della sconfitta esterna contro il Sassuolo, 1-0, partita che io immaginavo sarebbe stata comunque complicata per l'Inter, per tutto quello che i giocatori hanno vissuto da dopo il derby in poi, ma che purtroppo molte persone, soprattutto gli haters dell'Inter, hanno usato la sconfitta dell'Inter come un pretesto per fare una nuova polemica. Quindi siamo passati dagli arbitri, la Marotta League, il caso Acerbi, la Champions League, gli stipendi, cioè stipendi Zhang, la proprietà, i debiti, siamo passati a tutta questa roba qua, tirate il 19+1, tutta questa roba qua, siamo finiti a parlare male anche dell'Inter quando perde una partita. E perché? Perché Marotta e Carnevali, secondo gli haters, sono amici, quindi Marotta avrebbe regalato la partita al Sassuolo. Al di là della stupidità dell'affermazione, ma veramente siamo a dei livelli abbastanza ridicoli, poi se una cosa è buttata sullo scherzo per ridere, ci si gioca, si può ridere, si può scherzare. Se una cosa diventa un commento serio, bisogna preoccuparsi, anche perché insomma, bisognerebbe anche, insomma, sono affermazioni gravi quelle che si fanno, soprattutto se si fanno in TV, bisognerebbe avere anche a quel punto qualche elemento in più prima di gettare un amo del genere nel mare. Comunque, detto questo, quello che mi ha più rattristato è il commento di, perché finché sono gli haters si aggrappano a tutto da un anno, si stanno aggrappando in qualunque modo a qualsiasi cosa e posso capire, quando però dagli haters si passa a giornalisti televisivi, no scusate, non giornalisti, quando si passa ai tifosi dell'Inter che criticano la squadra perché non hanno battuto una squadra, non ha battuto il Sassuolo, allora lì sinceramente comincio a arrabbiarmi, perché il tifoso dell'Inter dopo un anno del genere, dopo un anno così esaltante, dopo aver visto la sua squadra triturare tutti gli avversari, dopo aver visto la sua squadra regalare gioie ogni partita di campionato, nel momento in cui arriva la prima sconfitta dopo 7 mesi, la seconda in campionato sempre contro il Sassuolo, ci viene da pensare che forse a questo punto per gli haters abbiamo perso anche apposta l'andata, chissà per quale motivo, visto che abbiamo perso anche l'andata col Sassuolo. Comunque, detto questo, che ha battuto anche la Juve tra l'altro, comunque detto questo, io mi chiedo come si fa da parte dei tifosi dell'Inter, come si fa a scagliarsi contro la squadra perché si è permessa, secondo loro, di non battere il Sassuolo? Si è permessa di non giocare al 100% con il Sassuolo? Si è permessa di non aver mandato in B il Sassuolo? Si è permessa di giocare male? Ma state scherzando? State veramente scherzando? Questi ragazzi possono anche perdere da oggi fino a fine campionato, che il campionato l'hanno portato a casa e lo hanno portato a casa facendovi divertire. Il loro lo hanno fatto e di più. Vi cito anche degli esempi. Allora, a parte che bisognerebbe essere solo grati a questa squadra per le gioie che ci ha dato. Poi, se si vuole commentare la partita, se si vuole dire mi sarebbe piaciuto vincere col Sassuolo, o se si vuole dire mi aspettavo qualcosina in più, sono un po' deluso, ma va bene, ci sta, lo sono anch'io, mi aspettavo un risultato diverso, volevo vincere, volevo vedere tornare al gol Lautaro, volevo vedere una squadra che giocava bene sulle ali dell'entusiasmo dello scudetto, ma per carità, possiamo volere tutto. Quello che di grosso ho voluto, la mia squadra me l'ha già dato, per tutto l'anno, e mi ha regalato una gioia immane quando ha vinto lo scudetto nel derby, per il sesto derby di fila vinto. Lì si poteva chiudere il nostro campionato. Se guardiamo la partita con il Toro, anche col Toro abbiamo giocato più o meno con il Sassuolo. Il primo tempo a Torino, col Torino a San Siro, il primo tempo non facciamo un tiro in porta, il Torino tira 2 volte in porta con Zapata, doveva chiudere
in vantaggio il primo tempo, non succede, Tamese viene espulso all'inizio del secondo tempo e lì inizia la vittoria dell'Inter perché segna due volte Calhanoglu col Torino in 10. Ma anche col Torino eravamo scarichi. Col Torino abbiamo vinto perché loro sono rimasti in 10. Tutto qua. E perché non avevano probabilmente quelli del Toro le motivazioni che avevano quelli del Sassuolo, che hanno giocato una partita attenta, ordinata, molto chiusa all'interno della loro area di rigore. Noi non avevamo le motivazioni, eravamo stanchi anche, o meglio, stanchi, reduci da tantissimi festeggiamenti. Ma ragazzi, allora io vi faccio questo esempio. Andatevi a vedere il calendario e le partite finali del Napoli dell'anno scorso e della Juventus di Sarri all'ultimo scudetto. Juventus che vince il campionato di Sarri, che vince il campionato con 3-4 giornate d'anticipo, adesso non mi ricordo, rispetto all'Inter di Conte seconda. L'Inter di Conte poi arriva seconda, sì, dietro la Juve, di un punto. La Juve arriva a 83 punti, l'Inter ne fa 82. Ma il campionato la Juve l'aveva già vinto 3-4 partite prima. Tanto è vero che quando diceva agli Juventini l'Inter è arrivata a un punto dalla Juve, loro ti ridevano in faccia e ti dicevano sì, è arrivata a un punto dalla Juve, ma perché noi le ultime partite non le abbiamo giocate e vi abbiamo fatto recuperare. Ah, quindi voi le ultime partite là non le avete giocate. Quindi avete giocato all'acqua di rose perché avete già vinto il campionato e noi abbiamo recuperato dei punti. È tutto vero, è giusto, è sempre funzionato così. Una squadra che ha già vinto il campionato e che non ha più motivazioni non gioca come prima. E capita che invece chi ha le motivazioni riesca a vincere delle partite improbabili con una squadra più forte, ok? È successo sempre in tutti i campionati. Esempio numero due, il Napoli l'anno scorso a un certo punto vince il campionato e poi comincia a perdere e pareggiare le partite che avrebbe vinto prima. Perché l'aveva già vinto il campionato, le ultime 4-5 partite. Il Napoli perde col Milan, pareggia col Cagliari, adesso vado a memoria, fa pochissimi punti. Ma perché se ne frega? Ha ottenuto quello che doveva ottenere. Non è che può pensare sempre agli altri. Ah, sì, devo vincere perché così il Cagliari magari per la Serie B, per la Serie... Ognuno fa il proprio. Ognuno fa con quello che ha, ognuno insegue i propri obiettivi, quando lo raggiunge non è che deve pensare agli obiettivi degli altri, fa quello che può. In tutti i campionati di tutte le serie è sempre successo così. Ok, però oggi ci svegliamo che l'Inter contro il Sassuolo, mamma mia, ma come si fa? Doveva fare di più, ma non è possibile, la regolarità del campionato. Avete rotto i coglioni, ma avete veramente rotto i coglioni. Ce l'avete sempre una, non vi va mai bene niente, l'Inter si è permessa di perdere una partita dopo 7 mesi a campionato già archiviato da 2 settimane, si è permessa, ma siete seri, campionato falsato per la Serie B perché bisogna avere rispetto del Frosinone Udinese. Noi siamo andati in campo, abbiamo avuto l'occasione con Sanchez, abbiamo avuto l'occasione con Dumfries che ha tirato fuori, abbiamo avuto l'occasione con Arnautovic, abbiamo avuto il gol annullato a Lautaro, un paio di tiri da fuori. Il Sassuolo ha segnato il gol su un errore nostro, ha rischiato forse un'altra volta di fare il raddoppio sempre su un errore nostro e poi si è chiusa in area di rigore e non era facile e soprattutto non avevamo la verve dei vecchi tempi, avevamo uno scudetto già in tasca, ma qual è la cosa strana, qual è la cosa diversa rispetto agli ultimi anni? È chiaro che quando ti giochi come Milan e Inter 2 anni fa, un campionato punto su punto, o come Milan e Inter l'anno prima ancora, punto su punto, non è che alla fine ti abbandoni, devi stare sempre sul pezzo perché fai oh, ti supero, ti risupero, sto dietro, sto attaccato, eccetera, eccetera. Ma in questo caso, con l'Inter che ha 20 punti sulla seconda, ma ragazzi, ma mettetevi il cuore in pace, c'è una squadra che si deve salvare, gioca in casa, è l'ultima speranza, è un'altra che ha dato tutto e ha festeggiato per 2 settimane in giro per Milano, festa, Duomo, 5 del mattino. Giustamente, perché se lo sono meritato. E allora? Ma rotta lì, campionato falsato. Se ci fossimo, ho sentito un opinionista juventino di cui non faccio il nome. Se ci fossimo stati noi a. Ma ci siete già stati voi con Sarri e nessuno vi ha detto niente perché era normale a quel punto tirare i remi in barca. Normale e fisiologico e meritato per i giocatori. Quando vinci il campionato con tante giornate d'anticipo, poi a un certo punto se tiri il fiato vaffanculo. Ma ragazzi, ma stiamo veramente scherzando qua, eh? Qui non è più calcio, qui non è più essere tifosi. Qua è veramente diventare, prendere l'elmetto, andare in guerra e sparare puttanate, giusto per denigrare gli altri. Ma io capisco finché lo si fa per strada,
tra amici, ridendo, scherzando e sfottendosi, per carità. Ma poi ci sono dei giornalisti o dei personaggi in vista in televisione che devono comunque dare un esempio. Sono gli stessi personaggi che adesso fanno tutte queste dietrologie per ogni virgola. Poi però quando ci sono le cose del mondo, i rapimenti, le guerre, così fanno tutti i buonisti e fanno tutti quelli che però bisogna comportarsi bene perché guardate il mondo dove sta andando. Si vestono del costume dell'uomo senza macchia, no? Però poi sul calcio diventano delle iene. Coerenza, ragazzi, non predicate bene, razzolate male, coerenza. Incredibile. Veramente, è gente che io conosco, a cui voglio, tra l'altro, alcuni voglio anche bene. Ma ti giuro, vi giuro, mi viene voglia veramente di tagliare ogni rapporto su queste cose. Perché c'è un limite, c'è veramente un limite tra la provocazione, l'essere tifosi e il becerismo o il becerume. Comunque, ragazzi, mi rivolgo a voi tifosi dell'Inter. Abbiamo perso una partita, nessuno ci toglie il campionato, abbiamo giocato male, volevate vincere? Sì, si vuole sempre vincere. Abbiamo perso, capita. Avete gioito fino a un giorno fa, ricordatevi quello perché i ragazzi vi hanno regalato quello. Io sto ancora gioendo e continuerò a farlo. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter, campanella per la notifica dei video, pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e commentate qua sotto. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Ciao a tutti, amici della zona.